Allora, adesso farei quelli per grifoni e mutatori. Okay? Quindi ritorniamo sdraiati a pancia in su. E li posizioniamo di nuovo bene con la colonna, quindi mettiamo bene il capo. Allunghiamo un po' il bacino. Stendiamo le gambe. Sì, nel senso io inspiro e la pancia si gonfia. Sì. Quando espiro sempre col naso, la pancia non la devo tirare dentro, deve tornare alla posizione. Non volontariamente intorno a lei. Cioè, sì, non devo tirare dentro, no, devo arrivare alla posizione normale. Sì, sì, no? Esatto. Allora, adesso, partendo da questa posizione, sempre abbiamo allungato il capo, abbiamo allungato un po' il bacino, ok? Accavaliamo la caviglia sul ginocchio opposto, ok? Ci agganciamo bene. In questa posizione fate attenzione adesso, Taglia ce la fa bene, però qualcuno potrebbe compensare spostando il bacino per aprire di più il ginocchio, ok? Quello che a noi interessa è l'apertura del ginocchio, ma senza compensare, senza aiutarci, spostando il bacino o chiudendo il fianco opposto, ok? Questa è la posizione di partenza e potrebbe già essere questa una posizione in cui sentite tirare qualcosa, ok? Sentite un qualcosa che vi fermate, va già bene questo. Al massimo, con la mano dello stesso lato del ginocchio che è sollevato, spingete un pochettino per guadagnare qualche grado, ok? Dolcemente però, senza fare male. Tenete sempre i 30 secondi. Sì, fuori per aprire un po', però attenzione a non spostare il bacino, okay? Perché altrimenti vuol dire che il lavoro viene fatto compensando e non perché l'anca si sta aprendo, però potrebbe anche essere che l'anca per il bacino non va. Ok? Ma questo cosa serve? Questo serve ad allungare quel muscolo interno che vi dicevo, l'atturatore interno che va verso l'anca, perché quei muscoli lì, il piriforme, l'utilatore interno e quello esterno, sono degli extra rotatori, quindi fanno aprire la gamba, okay? Aprire l'anca, il movimento che fate quando scendete dalla macchina, okay? Mettiamo giù la gamba, vi attiviamo questi muscoli. Se sono accorciati, chiaramente voi vedrete che non riuscite ad aprire bene l'anca, okay? Quindi l'apertura non è per tutte uguali, perché chiaramente può esserci un accorciamento del muscolo che non riesce a fare bene l'apertura. Non sono gli abduttori, no? Come? Non sono gli abduttori, sono gli abduttori. Gli abduttori o abduttori? Gli abduttori sono di alto, gli abduttori sono interni. No, sono sugli abduttori. Dovrebbe sentir tirare, adesso vediamo. E senza tirare in mezzo il bacino, quindi deve restare immobile il bacino. Cioè, se lei fa il movimento, proprio esagerando, di là chiude, dall'altro lato chiude il fianco o sente il bacino che accompagna, vuol dire che lo sta facendo con un compenso e non reale, aprendo i muscoli. Okay? Sì, si sente qua lateralmente qui? No, bisognerebbe sentire proprio la parte qui, però potrebbe essere la parte del gluteo, la parte dietro la coscia, è lì che dovreste sentire, però... Esatto. Ok? Questa però è una posizione base, provate con l'altra gamba perché ci può essere una differenza tra destra e sinistra.